In questo nuovo video andremo a migrare il mio database in FluxDB dal Raspberry 2 al Raspberry 4. Questo database lo sto utilizzando sulla mia istanza di OpenHub 2.5 e in ottica di migrazione alla versione 3 di OpenHub ho deciso di migrare anche il database, in quanto sul Raspberry Pi 2 ho spesso dei problemi di memoria. Per effettuare la migrazione, la prima cosa che andremo a fare sarà stoppare l'istanza di OpenHub 2.5 in modo tale che non ci sia più nessuno che scriva sul database e poi direttamente dall'InfluxDB che gira sul Docker del Raspberry 4 andremo a effettuare il backup del DB che gira sul Raspberry Pi 2 e il restore sul nuovo DB che gira sul Raspberry Pi 4. Iniziamo quindi con andare a fermare i servizi di OpenHub 2.5 sul nostro Raspberry 3 sul quale sta girando. Andiamo a verificare dai log che sia tutto fermo. Ok, adesso andiamo a effettuare il backup del database tramite il container Docker, direttamente dal Raspberry 4. Quindi ci loghiamo a portainer e andiamo sul container, sulla shell, e lanciamo il comando. Terminato il backup, andiamo a effettuare il restore sul nostro nuovo database. Restore terminato, andiamo a verificare che effettivamente sia stato creato il DB. Ok, il DB c'è. Vediamo se ci sono le tabelle. Direi che c'è tutto. A questo punto possiamo droppare il database che avevamo usato per i test. Possiamo dare i permessi al nuovo database. Facciamo una prova a connetterci con l'utente OpenHub al database OpenHub per essere sicuri che tutto poi funzionerà. Ok, proviamo a fare una query. Ad esempio i dati di produzione del fotovoltaico. Ok, direi che funziona tutto. Possiamo adesso provare ad andare a testare i dati con una dashboard rapida di Grafana. E poi riattivare OpenHub 2 che punti a questo nuovo database. Entriamo quindi in Grafana con le credenziali di default, skippiamo come al solito il cambio password e andiamo a creare un nuovo data source. Anzi, modifichiamo quello che avevamo già creato che puntava all'OpenHub 3. Lo chiamiamo OpenHub. Mettiamo di nuovo l'URL di InfluxDB e gli mettiamo le info del DB. Testiamo. Ok, andiamo a creare quindi una dashboard velocemente, un grafico, selezioniamo come database OpenHub e otteniamo tutte le tabelle. Quindi prendiamo sempre la nostra produzione del fotovoltaico, facciamo una media gli ultimi 5 periodi, chiamiamo producer e prendiamo gli ultimi ad esempio 7 giorni.
Ecco, direi che tutto funziona. Possiamo andare a vedere lo stesso grafico sul Grafana che stiamo usando attualmente e che punta sull'InfluxDB vecchio, diciamo. Ci loghiamo anche qui. Qui abbiamo già tutta una serie di dashboard. Andiamo a prendere l'Energy Monitor. Prendiamo il grafico real time e visualizziamo solo il produttori. Prendiamo anche qua l'intervallo 7 giorni e più o meno il grafico dovrebbe essere del tutto simile a quello che vediamo sul nuovo. Direi che ci siamo, possiamo adesso riattivare OpenHAB 2 che punti al nuovo InfluxDB. Torniamo quindi sul nostro Raspberry 3 dove c'è OpenHAB e andiamo nel file di configurazione di InfluxDB in modo da cambiargli il puntamento. L'urlo di default, cioè di default l'urlo lo mettiamo al nuovo Raspberry, salviamo. A questo punto riavviamo i servizi, andiamo a vedere il log e aspettiamo. L'istanza di OpenHAB 2 è tornata su, quindi possiamo andare a vedere su InfluxDB se arrivano le connessioni da questo Raspberry. Andiamo sul container e controlliamo i log. Ok, direi che tutto funziona perché arrivano le connessioni di scrittura verso il database dall'indirizzo IP del Raspberry 3. Quindi praticamente il nostro database è stato migrato. A questo punto possiamo stoppare i servizi sul Raspberry 2, in modo tale da essere certi che nessuno più ci acceda. Andiamo quindi sul nostro Raspberry 2 e stoppiamo InfluxDB. Lo rendiamo anche non avviabile al boot. E dovremmo essere a posto. Per test andiamo a vedere sulla nostra dashboard di Grafana. Ok, i dati sono spariti perché il database non è più raggiungibile. A questo punto noi possiamo andare sul data source di questa istanza di Grafana gli cambiamo l'URL e tutto dovrebbe funzionare. Testiamo, data source is working e quindi possiamo andare a vedere di nuovo la nostra energy monitor e come vedete i dati sono tornati. Per essere certi che il database si stia aggiornando possiamo andare a vedere se esistono dei dati recenti o una dashboard di debug, se esistono dei dati di recente relativi ad esempio alle temperature. Possiamo mettere temperatura del piano terra, vediamo che sta scrivendo ogni minuto la temperatura del piano terra, in questo caso del soggiorno. Facciamo un refresh, aspettiamo che scatti 47, eccolo qua. Ok, quindi direi che siamo a posto con la migrazione del database.